Mi è cascato il mondo addosso stamattina. Ma si è chiesto come mai non mi sono accorto di nulla finora? Ma sa, qui stiamo parlando di una cosa molto contenuta. Sarebbe tutto legato a un appalto per un puntellamento di un edificio nel centro della città. Quindi su, non so, 300 puntellamenti, 400 puntellamenti, è un caso singolo, mi può essere sfuggito. Poi, come ho capito, il ruolo centrale ce l'ha avuto questo ex consigliere di opposizione del PDL, che ebbe per un 48 ore un mio incarico a giugno di seguirmi i puntellamenti degli edifici storici, perché lui aveva avuto questa esperienza, e c'è l'assessore, che è stato l'unico assessore tecnico della mia giunta, che avevo nominato in quanto direttore del Consorzio dei Beni Culturali. E invece per quanto riguarda il vice sindaco Roberto Riga? Ma guardi, ci ho parlato adesso, lui adesso si dimette, ma lui mi ha giurato addirittura sui figli e fa altro. Lui dice che il consorzio per il quale è indagato non sapeva neanche che esistesse, non sapeva neanche il nome. Ma lei gli crede, onestamente? Senta, che le devo dire? E Che signor devo sindaco, dire? lei che farà a questo punto? Si dimetterà? Ma no, come faccio? Mi dovrei dimettere ogni giorno io qui, con tutte le contraddizioni che ho, i dolori, le preoccupazioni, le difficoltà. L'unica cosa è che chiedo che sia la procura, che l'autorità giudiziaria scavi in ogni angolo. Il discorso è che sulla ricostruzione dell'Aquila, in cui è fondamentale l'immagine che ha la città, no? Agli occhi del paese e del mondo, ogni piccola ombra, ogni piccolo inciampo getta una luce negativa sulla causa, capisce? Beh, questo non è un piccolo inciampo, fra l'altro, è una cosa molto grossa. No, vabbè, oddio, rispetto a tutte le cose non è grandissima, tra virgolette, no? È una vicenda di 500 mila euro, se figuri, 350-300 milioni. E sulla questione della corruzione, su un qualcosa di così forte, così difficile, anche emotivamente per la popolazione. Sì, per la popolazione, se figuri per me.